primo colpo d'occhio dall'alto. E adesso andiamo a verificare questi volti e a dirvi che troveremo chi ha scritto Finché la barca va. C'è chi censura film, chi ha vinto 100.000 euro alla lotteria. C'è anche un medico cardiologo. C'è chi ha recitato con Frizzi, ma chi insegna matematica. C'è anche un bronzo alle Olimpiadi di Pechino. Chi ha 450 ulivi e chi ha attraversato a remi il Pacifico. Mamma mia, che avventure! Questa sera in gioco, e a mettere ordine sta arrivando da Palese, provincia di Bari, Angelica Cutrignelli. Buonasera Angelica. Benvenuta. Lei si chiama? Mio nome è Elisa Rigaudo e vengo da Cuneo. Elisa Rigaudo. Io a pelle sento una cosa, non vorrei sbagliarmi. Si sta abbracciando da sì. sola. Carenza d'affetto. Perché è freddo, perché è freddo, non lo so. No, no, io credo, posso? Bronzo alle Olimpiadi di Pechino, confermo. Sì, perché alla fa, non so, ha qualcosa lì nel volto. Andiamo a verificare quanto vale questa identità. Vale 30.000 euro. 30.000 euro, quindi ci stiamo avvicinando, anzi ci avviciniamo, rischiamo di arrivare a 181.000 euro. Vediamo. Per 181.000 euro. Elisa Rigaudo, da Cuneo. È lei che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino? Sì, sono io, credo. Sì, sì! Evviva! Brava Angelica, brava! Grazie! Una medaglia di bronzo epica della 20 km di marcia! Andiamo, andiamo! Eccola! Mentre si mangia la medaglia, è una foto caratteristica di quando si vincono le medaglie alle Olimpiadi. Bellissimi sì. ricordi? Sì, l'Olimpiade era già la seconda. Ad Atene sono arrivata sesta e volevo qualcosa di più e Pechino è arrivato. Senta, io però credo che lei adesso, Elisa, dovrà un po' rallentare. Sì. Io penso perché il prossimo traguardo, la prossima corsa che lei sta facendo, deve durare 9 mesi. Giusto, sono già al quarto mese. Ah, che carina, che dolce. Quindi, noi le facciamo tanti auguri. Grazie, perché... grazie. Elisa Rigaudo, grande campionessa. E adesso ci dedichiamo all'identità numero 7.